sala consiliare della Camera di Commercio di Fermo Gremita per la consegna degli attestati del marchio di qualità Ospitalità Italiana. Quest'anno sono state ben 75 le strutture dell'intera provincia che hanno ricevuto il distintivo a garanzia della qualità del servizio e a tutela dell'ospite. Un incremento esponenziale a significare la presa di coscienza del settore che, seppur in un clima di difficoltà post-sisma, sta operando al meglio per accogliere i flussi turistici in arrivo. Ad evidenziarlo l'assessore al turismo della Regione Marche Moreno Pieroni, presente a tutta l'iniziativa proprio a marcare la vicinanza delle istituzioni agli operatori del settore. Una grande giornata che valorizza ancor più il sistema della ricettività privata, in questo caso nella provincia di Fermo. Aver premiato 75 strutture ricettive con il marchio di qualità è la dimostrazione che la provincia di Fermo sta crescendo. Se pensiamo che 8 anni fa questo marchio di qualità era stato preso da soltanto 4 o 5 strutture, credo che ci sia un percorso virtuoso che va premiato. Allora, come regione, non posso far altro che dire grazie al sistema della Camera del Commercio, nella persona del Presidente Di Battista, a tutto il Consiglio di Amministrazione, naturalmente alle amministrazioni comunali che comunque si impegnano per tenere alta l'attenzione, ma soprattutto un dire grazie forte a questi privati che investono e si impegnano anche con professionalità per accogliere con grande dignità i turisti che arrivano nella nostra regione. Quest'anno per me e per tutta la Regione Marche e naturalmente per il Presidente Ceriscioli è un anno fondamentale per tenere l'asticella alta e per evitare che possano esserci delle criticità per quello che riguarda l'accoglienza turistica e la promozione. Stiamo lavorando per questo. Ecco, io sono convinto che tutti insieme, tutto il sistema del turismo marchigiano, se come è accaduto alla BIT di Milano, riusciamo ad essere uniti e convinti, i risultati alla fine di quest'anno saranno risultati che soddisferanno tutti coloro che ruotano intorno alla promozione. Quindi veramente oggi per me è un momento di ulteriore stimolo per intraprendere sempre più, impegnare sempre più fondi per la promozione e l'accoglienza. Inoltre l'assessore Pieroni ha scelto questo incontro per dare notizia della pubblicazione di un bando regionale entro luglio teso ad ottenere fondi regionali e europei fino a 100.000 euro a fondo perduto per la ristrutturazione delle attività ricettive. Entro giugno uscirà un bando che credo che sia fondamentale per il sistema della ricettività privata, perché dopo 25 anni la Regione Marche con fondi europei investirà per dare opportunità sia per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di tutta la Regione Marche. Ecco, questo sicuramente sono convinto che sarà molto apprezzato, perché già le associazioni di categoria lo stanno aspettando e naturalmente è una, come dire, boccata d'ossigeno che vogliamo mettere nelle mani degli imprenditori privati per cogliere questa occasione per, se ce ne fosse bisogno, migliorare le loro strutture. Ad aprire il pomeriggio dei lavori era stato il presidente della Camera di Commercio di Fermo, Graziano Di Battista, che ha voluto anche in questa occasione coinvolgere altre istituzioni, a partire dai sindaci dei territori dove insistono le eccellenze dell'ospitalità, quasi a suggellare un patto pubblico-privato potenzialmente molto forte. Più che accendere noi riflettori sono loro che vengono, che sono coloro che illuminano il territorio in maniera sparsa e poi si riuniscono e appunto sembra che gli abbiamo acceso i riflettori noi, in realtà sono loro che ci danno quella luce e che dà quella luce al territorio attraverso un servizio che, partendo da una tradizione di accoglienza che questo territorio, la gente buona e brava di questo territorio, ha sempre saputo dare nel tempo, ma lo ha saputo anche migliorare, professionalizzare, e allora troviamo che una commissione che analizza dati, che analizza atteggiamenti, riconosce a loro un premio, li chiama qua e crea un momento sicuramente, io direi, magico, di come questo territorio, se ha successo, se abbiamo tanti turisti, è vero che abbiamo un territorio che il buon Dio ci ha donato e che è una meraviglia, specie questi giorni di bel tempo, veramente nel vedere queste colline, che dico colorate perché è vero che sono verdi, ma è un verde di mille colori, tanto per capirci, e che poi però sono arricchite da servizi e da operatori che sono delle figure eccezionali, che hanno imparato che bisogna curare il prodotto che si serve, perché li dobbiamo prendere per la gola, ma devono curare anche l'immagine e la sanno curare bene. Ecco, questo marchio qualità permette a loro di arrivare, direi, in qualunque parte, stavo per dire del mondo, ma ci siamo vicini, attraverso dei canali
che se dovessimo farlo attraverso delle azioni promozionali sarebbe veramente complicato e difficile. In questo caso noi offriamo questa opportunità, loro la sanno cogliere, insieme sistema sindaci, territorio, regione e operatori, questo territorio sta ripartendo secondo me alla grande e abbiamo un ritorno di turismo che poi significa anche benessere perché è una, come si dice, una catena virtuosa che quando vengono i turisti nel nostro territorio non vanno via certo senza passare nei nostri outlet e senza raccontare le meraviglie che hanno visto sia in termini ambientali e per le cose che sappiamo fare. Ad affiancare i premiati al momento della consegna del riconoscimento ai titolari delle strutture c'erano anche il presidente della provincia di Fermo Moira Caligola, il presidente del comitato imprenditoria femminile Orietta Baldelli, i rappresentanti delle associazioni di categoria. A spiegare le modalità per raggiungere questo importante, prestigioso e noto riconoscimento è stato il presidente della commissione del marchio di qualità ospitalità italiana per la Camera di Commercio di Fermo, Sandro Coltrinari. Le imprese e le strutture ricettive si sottopongono a una valutazione di un esperto valutatore dell'ISNART, che è l'Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche. Lo fanno volontariamente aderendo a un bando della Camera di Commercio in sinergia con la Regione Marche e l'ISNART. E attraverso un disciplinare abbastanza complesso vengono valutate, viene attribuito un punteggio, superato il minimo del punteggio ottengono il marchio di qualità. Sono molte quest'anno e ci sono varie tipologie, dai bed and breakfast alle country house, agli hotel, e quindi c'è una crescita da questo punto di vista dell'offerta? Sì, quest'anno abbiamo 75 imprese, strutture ricettive che hanno ottenuto il marchio di qualità. Di queste 75, 12 sono nuove prime candidature, quindi si presentano per la prima volta quest'anno e hanno ottenuto il marchio. Le altre 63 sono rinnovi di marchio, quindi aziende che già avevano il marchio di qualità e lo hanno riconfermato, sono state riconfermate nella loro valutazione da parte del valutatore. È un risultato molto importante, siamo molto soddisfatti perché stiamo crescendo a ritmo superiore del 10% l'anno. Lo scorso anno avevamo 68 imprese, 7 in più quest'anno, e speriamo che nei prossimi anni si cresca sempre di più il numero di imprese che si presentano e che ottengono il marchio, perché questo è un dato positivo. Delle imprese che si presentano, la maggior parte riescono a ottenere il marchio, vuol dire che sta crescendo anche la capacità delle imprese di aumentare il livello di qualità dei servizi. Quanto vale questo marchio in termini anche economici o di immagine, di attrattività? Da un'indagine fatta da un network molto importante, Ospitalità Italiana, questo marchio è riconosciuto dalle imprese. 9 su 10 imprese riconoscono questo marchio come un brand capace di far aumentare il proprio business, e anche i clienti consumatori riconoscono questo marchio come garanzia e tutela della qualità dei servizi che le strutture ricettive offrono. È un marchio che si presenta sul panorama internazionale, in oltre 60 paesi è presente questo network Ospitalità Italiana con oltre 250 milioni di clienti. Un riconoscimento, è stato detto, che offre una serie di indubbi vantaggi sia per le strutture sia per gli ospiti in termini di visibilità, chiarezza d'immagine, qualità e facilità di scelta per un turista sempre più attento. Del marchio si fregiano hotel, ristoranti, agriturismi, stabilimenti balneari, camping, resort, residenze storiche, B&B. Alcune per il primo anno potranno esporlo, altre a conferma di un lavoro e di una professionalità sempre più alta ed accurata. Per il secondo anno consecutivo ricevete questo marchio, Palazzo Ricucci Resort. Che cosa vuol dire per voi poter esporre e quindi poter confermare un livello che vi siete conquistati? È molto importante perché è un premio a tutta la squadra che fa parte di Palazzo Ricucci Resort, è un premio per tutti coloro che ci lavorano con passione e dedizione tutti i giorni dell'anno. È molto complicato far turismo all'interno, noi siamo a Montappone, un paese in cui purtroppo mancano parecchie infrastrutture e quindi non è facile ottenere certi risultati ora poi che facciamo parte del cratere del terremoto, purtroppo. In chiave positiva speriamo comunque che ci sia la ripresa del turismo. Sì, noi in effetti il calo per noi è stato un po' più lieve perché siamo trainati dal settore della manifattura del cappello e quindi
bene o male ci siamo salvati, ma per quello che riguarda il turismo, specialmente proveniente dal nord Europa, purtroppo il calo c'è. Ha ricevuto questo marchio, quindi tanta fatica ma anche l'onore di esporlo. È tanta soddisfazione, ormai è il quarto o quinto anno che abbiamo questo riconoscimento. Da quest'anno abbiamo anche una novità nel nostro B&B, perché abbiamo aperto un home restaurant. Sarebbe? È praticamente un ristorante a casa. Vengono gli amici, cuciniamo insieme, mangiamo insieme, prodotti del territorio. E cerchiamo di portare avanti la tradizione culinaria della nostra terra. Io tra l'altro mi sono diplomato da poco all'Accademia Chef di San Benedetto, per cui sto cercando di tirare su le vecchie ricette del nostro territorio e farle conoscere ai nostri clienti e ai nostri amici. Tra l'altro sono stato inserito, e questa è una grossa soddisfazione, nel circuito delle Cesarine, che è un circuito a livello italiano e sta diventando anche europeo, sulle ricette della tradizione. Quindi anche in posti più o meno conosciuti come la Pedona si può fare turismo di qualità? Si fa un'accoglienza di qualità, perché da noi arrivano ospiti e ripartono amici, per cui è una rete che si crea, è una rete di relazioni, di contatti e di amicizia che si diffonde. E magari si spiega anche che il terremoto c'è stato, ma adesso siamo pronti. Allora, tutti i clienti hanno telefonato per sapere come stavamo messi, perché si erano preoccupati. Noi ci siamo. Io tra l'altro sono andato con i ragazzi dell'Accademia Chef a cucinare per i terremotati quando c'è stato bisogno, e tra l'altro avremo una riunione con tutte le strutture della Valdaso per creare l'Agrituraso, che con Agrituraso noi facciamo marche in valigia, andiamo in giro per l'Italia, invece di fare distribuire volantini facciamo cene per far conoscere il nostro territorio. Per cui siamo andati, ultimamente sono andati anche in Australia, per cui ci stiamo muovendo anche a livello internazionale. Questo è il turismo che parte dal basso. Sono Romina e dello Chalet Duiglio, titolare è mia madre e mio padre, sono loro i titolari, e io e mio fratello gestiamo lui il ristorante e io la spiaggia. Doppio premio, doppia soddisfazione? Assolutamente, quello sicuramente. Facciamo il nostro meglio, spero che saremo sempre ricompensati in questo modo. Sta per iniziare la stagione, grandi aspettative e anche grande energia. Sì, l'energia ce ne vuole anche di più quest'anno, visto che comunque alcuni cataclismi, diciamo, che si sono succeduti, e noi ci mettiamo lo stesso coraggio e la stessa energia che ci abbiamo messo ogni anno, e forse quest'anno anche un pochino di più.